Vi è piaciuto il film che abbiamo visto e perché? Cosa vi è piaciuto? Mi è piaciuto molto questo continuo rientro dei personaggi. Sono tutti importanti alla fine e bisogna proprio arrivare alla fine per comprendere la storia in un certo senso, o il capire perché uno l'ha scritta, no? Dopo tutto. Mi ha piacevolmente colpito. Le interpretazioni, Gifuni è uno dei miei attori preferiti, devo dire odiosamente riuscito nel personaggio. Poi c'è un cast di attori molto interessanti, però anche i ragazzi giovani, devo dire, sono usciti molto bene. Lei principalmente è molto brava. L'avevo già visto, non saprei dire una motivazione, comunque mi è piaciuto molto come è costruito, poi i temi mi sembra, c'è un po' di ingegno, non so, sono cose che non ho vissuto proprio direttamente, non ho mai visto, più di quello. Già visto, interessante, rivederlo è sempre molto, abbastanza interessante, diciamo. È la prima volta che partecipa al premio Amidei? No, non è la prima volta, quando posso ci sono e oggi sono venuta molto volentieri. E soprattutto ho seguito spesso, potendo, i film del dopo, di mezzanotte, dell'una, delle due. A volte sono proprio incredibili. È la prima volta che vengo al festival. E pensa di vedere altri film, qualcosa di particolare? Sì, nel weekend fino a domenico, lunedì mattina, sì, voglio vedere altri film, altri appuntamenti. Ogni anno è in programma, sì, nel senso, non tutti i 30 anni, non tutte e 30 le edizioni ancora, però insomma, però sì, penso di tornare. Anch'io penso di tornare. E questa edizione ha la retrospettiva sulla Grande Guerra e che ha visto la città di Gorizia come protagonista. Pensa di partecipare agli eventi che la riguardano? Sì, 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 mi interessa anche non solo gli appuntamenti riguardanti i massacrati, ma anche questi della Grande Guerra. È molto bello anche il primo video, interessante poter vedere dei filmati inediti, ma soprattutto di quel periodo. Per cui sì, credo che sia per Gorizia anche molto importante questo momento, insomma, per far anche conoscere la storia, ma anche farsi riconoscere le città.